per l'ultima gara di questa prima giornata del Memorial Marcucci scendono in campo il Cesena ed il Frosinone. La prima emozione del match arriva al 16esimo, il gol direttamente da calcio piazzato del Cesena, l'arbitro però annulla per una dubbia posizione di fuorigioco. È ancora il Cesena a fare la partita, qui un gran tiro dalla distanza con Palombo che vede il pallone sfilare alla sua destra, poi il portiere del Frosinone si rende però protagonista qualche istante più tardi, una bella parata su una conclusione a rete da parte dei bianconeri. Nella parte finale del match il Cesena prende in mano il possesso del gioco, qui ci prova il numero 8 della formazione bianconera, non va però a buon fine, qui ancora un tiro dalla distanza con il pallone che terminerà direttamente al lato, e poi a due minuti dal termine ancora un'occasione per il Cesena, poi la conclusione da parte del numero 17 della formazione bianconera con la sfera che termina al lato, e questa è l'ultima emozione del match prima del triplice fischio del direttore di gara che sancisce il pareggio per 0-0 tra Cesena e Frosinone nella prima giornata del Memorial Marcucci, valida per il girone B.